Bentrovati cari amici Globus Television da Antonella Guglielmino. Ecco le notizie di Globus, iniziamo subito con la prima. Grande ritorno per Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con Insieme Sony Music, un nuovo straordinario progetto discografico in uscita il 3 novembre e anticipato dal singolo Strade, un brano inedito scritto da Roby Facchinetti e Valerio Negrini, da venerdì 13 ottobre in radio e in digitale. Nel disco 8 grandi inediti e 3 brani storici, 2 dei Pooh e 1 di Riccardo Fogli, reinterpretati in chiave duo. Ad aprile poi 2 attesissimi appuntamenti live a Milano e Roma con Insieme in Tour, il 7 aprile al Mediolanum Forum di Assago a Milano e il 9 aprile al Pala Lottomatica di Roma. Cambiamo argomento, tantissime persone dal cuore grande hanno partecipato lo scorso mercoledì all'iniziativa Sporcatevi le mani, promossa dalla Fondazione I Bambini delle Fate e che ha lo scopo di sostenere progetti per l'inclusione sociale di bambini e ragazzi con autismo e ne assicura la continuità nel tempo grazie a donazioni responsabili. Catania, la sua fatina Federica, che è l'anello di congiunzione tra un bellissimo progetto, la Casa di Toti, e i tanti sostenitori che proprio mercoledì si sono incontrati per conoscere a che punto è arrivata la costruzione dell'albergo etico e sottoscrivere una partecipazione attiva affinché i ragazzi che tra qualche mese vi andranno a lavorare possano contare già su un sostegno che si concretizza con stage e simulazioni del loro futuro da albergatori. E così Muni Sigona ha detto, creatrice della bella realtà che è appunto la Casa di Toti, sono donazioni che hanno una loro continuità nel tempo. Con meno di un caffè al giorno si può aiutare questo progetto nel tempo. La donazione infatti è minima, è 20 euro al mese, per un anno si regalerà un sorriso e soprattutto una certezza nel futuro a questi giovani e alle loro famiglie. In occasione della 18esima edizione dell'Opuzia Ficus Indica Fest, Sagra Delfico d'India di Rocca Palumba, che si svolgerà dal 13 al 15 ottobre. L'Università di Palermo e l'IDIMED presentano una prima tappa del progetto Design e Cibo per l'identità di un territorio, che mira a valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio e creare così nuove opportunità di lavoro per giovani imprenditori di settore. Nel corso della giornata, dedicata al gustoso e prezioso frutto, simbolo della sicilianità e delle innumerevoli proprietà benefiche, saranno previste numerose attività dedicate a grandi e piccoli. Il fico d'India, con i suoi colori vivaci, sgargianti e dal gusto inconfondibile, un frutto apprezzato in ogni parte del mondo. Sarà infatti al centro del dibattito, delle riflessioni durante le 3 giorni di appuntamento, di appuntamenti che vedranno la partecipazione, come nelle precedenti edizioni, di migliaia di turisti che intendono scoprire e riscoprire alcune tra le eccellenze della biodiversità alimentare siciliana. Infatti il fico d'India sarà presente nelle forme artistiche più disparate che ne valorizzano le caratteristiche peculiari e naturali. Di grande impatto scenografico il magnifico monumento dedicato al fico d'India installato proprio all'ingresso del percorso della sagra. La seconda tappa si realizzerà a Mirto in provincia di Messina il giorno 28 ottobre 2017. Parliamo di mostre. Varsavia ospita la mostra dedicata al film Il Gatto Pardo, curata da Sicilia. Il 16 ottobre l'inaugurazione nell'ambito della 17esima settimana della lingua italiana nel mondo, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'Istituto Italiano di Cultura di Varsavia ospita la mostra Il Set del Gatto Pardo in 300 immagini, realizzata dall'Associazione BC Sicilia per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e dal Centro Studi La Donna Fugata del Gatto Pardo di Cimina. Cambiamo argomento, parliamo di altro. Torna la 7ª edizione di Sposi in Love. Oggi si è svolta la conferenza stampa di presentazione al SAL di Catania. La fiera dedicata ai servizi per il matrimonio è in programma dal 25 al 29 ottobre 2017 al centro fieristico Le Ciminiere di Catania. Alla conferenza sono intervenuti il vicepresidente di Confcommercio Catania, Rosario Alfino, il direttore editoriale della rivista Sposi Magazine, Paola Pizzo, il presidente nazionale di Art Eye Studio, Antonio Cristalli, e Alessandro Lanzafame, che è appunto il direttore e organizzatore Eurofiere, che ha sottolineato come l'evento sia ricco di emozioni e suggestioni e tante novità, un format elegante, unico e inimitabile. Credo che i 3 aggettivi con cui è stata definita questa manifestazione, cioè elegante, unica e inimitabile, siano quanto mai esatti. Diciamo elegante perché dal pubblico è stata definita sempre una fiera molto elegante, poi per la scelta del colore, questo verde Tiffany, eccetera.
Unica perché è un format unico, in effetti, non usuale nelle fiere della sposa, è inimitabile perché crediamo che Sposinope non è solo la fiera della sposa, Sposinope è proprio una vera e propria fashion week del mondo sposa. Con le 18 sfilate di quest'anno proprio ci candidiamo ad essere l'unica fiera dopo Milano, di avere un numero di sfilate molto importante. Ci siamo presentati alle ciminiere con un progetto nuovo, innovativo. Per la prima volta un percorso obbligatorio per gli espositori, una visibilità garantita a tutti. Purtroppo le ciminiere, conosciamo la struttura, da un punto di vista tecnico è un po' labirintica, ma è comunque la struttura più prestigiosa che abbiamo in città, che è riconosciuta comunque a livello nazionale, e non potevamo non dare attenzione ai nostri espositori, che lo meritano, e quindi abbiamo progettato quest'area espositiva per la prima volta con un percorso obbligatorio che accompagnerà tutte le future coppie di sport dal piano terra al primo piano, per poi ritornare sempre al piano terra e uscire da lì da dove sono entrati. Credo che questo sia una innovazione molto importante, come altra innovazione importante è avere scisso nella Fashion Week delle sfilate la cerimonia della sposa. Il venerdì l'abbiamo dedicato interamente agli abiti eleganti e questo è anche un altro modo per incentivare le persone, un pubblico che non è solo delle future coppie di sposa, ma tutto quello che ruota attorno al matrimonio, ovvero sia gli invitati, la mamma, eccetera, eccetera. E poi per concludere la domenica con il famoso ormai concorso di regaliamo matrimonio, che ovviamente siamo stati i primi qualche anno fa ad avere questo istituto, ma devo dire a livello nazionale, perché siamo stati comunque una fiera che, diciamo, per la prima volta ha regalato un intero matrimonio. In questo senso ringrazio i partner degli anni passati e i partner di quest'anno, perché oggettivamente regaliamo un sogno ad una futura coppia di sposi. La manifestazione che aprirà i battenti il 25 di aprile, il 25 di ottobre, ha in sé tantissime novità che chiaramente lo sveleremo tutto oggi anche per non, diciamo, dare tutte le anteprime della manifestazione. Io vorrei fare un ringraziamento particolare chiaramente alla rivista Sposi Magazine, che chiaramente si è scommessa quest'anno con noi, una rivista che ormai si è guadagnata una fetta di mercato unica in Sicilia, ma anche a livello nazionale credo che ormai sia un punto di riferimento questo sogno, quindi per noi il media partner è fondamentale. Un ringraziamento va chiaramente alla Press, a Sella Rosa e a tutto il suo ufficio stampa, che devo dire ha fatto un lavoro adeguato assolutamente alla manifestazione e devo dire anche all'immagine proprio della manifestazione, siamo molto molto contenti. In questo senso devo dire, sempre tramite i press, quest'anno assieme alla Buriusa, sempre rappresentanti, Sposinope proporrà più avanti un progetto sociale legato, diciamo, ad un discorso di raccolta fondi affinché si possano acquistare delle macchine per realizzare degli abiti. Quindi questo credo che sia un momento anche importante, cioè non solo il mero commerciale dell'abito da sposa eccetera eccetera, ma anche un fatto sociale in un momento importante. Quindi, che dire, io non voglio rubare troppo tempo perché ho comunque una conferenza stampa, permettetemi soltanto di fare un ultimo ringraziamento che va come sempre ai miei espositori, perché io dico sempre, e non mi stancherò mai di ripeterlo, che se noi siamo qui è solo e soltanto grazie a loro. Ancora di più, se abbiamo fatto questo percorso, se hanno subito la violenza di essere spostati nel corso di questi anni in varie strutture della città, per poi ritornare alle ciminiere, credo che questa sia un'attestazione di grandissima stima, di grandissimo aspetto che fa oltre anche il mero rapporto commerciale. Quindi agli espositori un grazie e allora ha un grandissimo in bocca al lupo per la manifestazione, perché la loro soddisfazione chiaramente è anche la nostra. Grazie. Questa è la nostra ultima notizia, grazie all'attenzione e alla prossima edizione.